Un'esperienza come quella di Roberto e con un'esperienza come quella che avete fatto insieme. Il sindaco è un lavoro particolare, io l'ho fatto per 7 anni e posso dire che è un lavoro diverso da qualsiasi altro lavoro politico, da presidente della regione a parlamentare a ministro, sono tutti lavori diversi. Per fare il sindaco ci vogliono determinate caratteristiche, ci vuole competenza, ci vuole cultura, ci vuole sensibilità umana, che è fondamentale, ci vuole capacità di ascolto, ci vuole di sentirsi non l'espressione di una parte politica che va lì per rafforzare la sua parte politica, come fa la destra. La destra, quando ha espresso degli amministratori, ha espresso tutta gente, tutta no, ci sono anche bravissime persone, ma insomma molta gente che ha interesse a rafforzare il suo partito, il suo schieramento. Chi fa il sindaco deve pensare solo alla sua città e deve essere il sindaco anche di quelli che non l'hanno votato. E se succede qualcosa... E se succede qualcosa in una qualsiasi casa di Forlì, il sindaco ci deve essere. Io cercavo di fare una città di 2.600.000 abitanti, quindi non era facile. Però io cercavo di esserci dalla mattina alla sera, andando a trovare a casa la signora che compiva 100 anni o andando dalla famiglia in cui c'era stato un incidente di motorino, un ragazzo, perché il sindaco è... il capo di una comunità, non è un rappresentante politico tradizionale, è il capo di una comunità, è qualcuno che deve mettersi al servizio, ma al servizio nel senso letterale del termine, letterale, cioè ti fermano sotto casa, ti chiedono quando esci. Il sindaco è uno dei lavori più micidiali, non si può dire, ma insomma è come quando si diceva più oltre, no? È un lavoro micidiale, ma è il più bel lavoro che io abbia mai fatto in vita mia. Mai fatto un lavoro così bello, così intenso, così... E anche un lavoro che mi ha molto cambiato umanamente. Sono una persona molto diversa dopo aver finito di fare 7 anni di sindaco. Io quindi, tu farai un'esperienza che vedrai sarà da tutti i punti di vista, intellettuale, umano, politico, da tutti i punti di vista, un'esperienza meravigliosa, perché fammela dire in questa forma. È una specie di missione civile. È una missione civile. Cioè... sono sereni e contenti i missionari che vanno a occuparsi, e i sindaci sono quasi sempre, non si può dire ho visto sindaci felici, perché i sindaci in generale sono felici, nel senso che fanno, se lo fanno col cuore e con la coscienza, fanno la cosa più bella del mondo. Quando tu apri un giardino o apri una scuola o senti che sei passato nella storia senza essere stato inutile, che come che sia, quando avrai 80 anni e passerai da quel quartiere, vedrai una cosa che è il frutto del tuo lavoro, e che è frutto del tuo lavoro non per te, ma per la tua comunità. Poi che te lo riconoscano o no, non importa, perché poi la vita e la politica sono, come è noto, fatte così. Ma questo lavoro, per questo lavoro ci vogliono persone che, per come lo conosco e per le cose che ho letto, sono come Roberto, come tanti altri nostri amministratori. Come sono stati i vostri amministratori in questa città, per tante consigliature, per tante esperienze. Noi abbiamo a Forlì una bellissima tradizione di amministratori, di sindaci, persone col cui lavoro noi dobbiamo, credo, essere in un rapporto felice, come al solito, di prosecuzione e di innovazione al tempo stesso. Per questo, ecco, io spero veramente che... E guardate, io penso ci si renderà conto del fatto che lo so che urlare in questa società giorno per giorno appare più affascinante, no? Comunque catturi l'attenzione, urli e catturi l'attenzione, ma le urla poi alla fine fanno andare via la voce, alla fine reggono quelli che usano il tono di voce e magari le parole che stanno in sintonia con lo stato d'animo del paese. La mia impressione è che il paese in questo momento non voglia ulteriore stress, il paese sia stanco, sia stordito da tutto quello che succede e da una sensazione di precarietà quotidiana. Io penso in questi, appunto, a quei piccoli imprenditori, a quegli artigiani che stanno lì a fare i conti tutti i giorni con le tasse e vedono che si parla di tutt'altro, o a quegli operai che hanno perso il lavoro, o a quei ragazzi precari che non sanno se domani potranno avere una prospettiva. Allora noi dobbiamo parlare a loro, noi dobbiamo parlare a loro. E io credo che il tono di voce di chi unisce, che in certi momenti è il più difficile da usare, sia il tono di voce giusto.
perché questo paese sente e sentirà sempre di più il bisogno di uscire dal tempo dell'odio nel quale la destra precipita ogni giorno l'Italia, e sentirà il bisogno di persone serie, di proposte serie, innovative e dette con lo spirito di chi può dire all'Italia: con noi c'è più serenità, c'è più stabilità e c'è più sicurezza. Questo vale per il paese. In una città come la vostra, io penso che un'esperienza, delle capacità e vorrei dire persino uno stile come quello di Roberto possano essere una grande opportunità, e per questo mi auguro lunedì sera di chiamarlo per fargli i complimenti. Io volevo solo dire una cosa, volevo fare i complimenti per questo meraviglioso luogo nel quale ci troviamo. Tutto, dal luogo dove c'è la danza dei bambini, al ristorante, a questo che è uno dei più bei locali di blues e di jazz che ci sia in tutto il paese. E grazie perché l'avete fatto volontariamente, con tanta fatica, con tanto sacrificio, e così lo fate vivere, perché questa è la politica sana, quella che dobbiamo salvaguardare. Dal passato ci sono molte cose che dobbiamo scartare, ma ce ne sono alcune che dobbiamo tenere, e questa è una di quelle che dobbiamo tenere. Bravo, a dimostrazione di quello che l'altra ha detto adesso, vorremmo pubblicamente fare gli auguri ad una signora che qui all'ospedaletto è nata e ha vissuto e continuerà a vivere, e oggi compie gli anni, Gramellini Bianca. Un grande applauso e un grande augurio per il suo compleanno, non so dove sia, ma di cuore, da tutto il Partito Democratico. Vi aspettiamo ovviamente dall'altra parte per l'aperitivo, e vi ricordiamo il 21 e il 22 di giugno di andare a votare per tornare a vincere, per portare alla vittoria il nostro sindaco Roberto Barzani. Grazie, grazie a tutti.